Lei non è stato leale con me, riferendo come ha riferito le cose che le avevo detto confidenzialmente dopo la riunione di Spezia. Io non ho riferito proprio un bel niente. Lei ha detto al prefetto di Genova che io sto accumulando prove solo contro i fascisti. Lei mi ha messo in cattiva luce e ha pregiudicato tutto il lavoro che ho fatto finora. Ma se l'ho perfino avvertita delle manovre della prefettura di Genova contro di lei. Capitano Jürgens, che succede? Perché arresta questa gente? Nascondeva armi. Che armi? Armi da guerra. Armi. Sono fucili da caccia. C'è anche un moschetto 99. E poi questi qua hanno a che fare con la morte di Maiani e Bisagno. Eccola, Trani. Come va? Trani, le presento il dottor Silvio Rossi, viceprefetto di Genova. Il dottor Rossi è arrivato stamane da Genova. Alcune notizie gliele ho date io, ma ho preferito che Rossi ascoltasse direttamente da lei le ultime novità sulla sua missione a Sarzana. Le ultime novità le ho viste per la strada, venendo qui. Come le avrà certamente anticipato il sottoprefetto Delli Santi, per disposizione governativa il dottor Rossi è stato inviato in zona per assumere la parte finale della missione che lei ha così brillantemente condotto fino ad ora. Io l'ho convocata perché ci sono alcune questioni di procedura e di competenza da definire. Al dottor Rossi passerà la gestione politica del problema, mentre a lei, Trani, se d'accordo, resterebbe il coordinamento dell'ordine pubblico. Trovo molto strano che Sua Eccellenza il Presidente del Consiglio Bonomi mi abbia affidato la pacificazione di queste zone e poi abbia dato a lei l'incarico di togliermela. Si prega codesta prefettura di comunicare ispettore generale Trani che necessita sua presenza a Roma per riferire su andamento missione di pacificazione causa i fatti di sangue di Sarzana del 21 luglio. Chi firma? Il capo di gabinetto di Bonomi. Come vede, nessuno vuole toglierle l'inchiesta. Lei deve solo recarsi a Roma per riferire. Mentre Rossi mi subentra qui a Sarzana? Ma via, non giochiamo a rimpiattino.
Treni. Si dice che lei abbia svolto in modo parziale le sue indagini. Lei ha scontentato molte delle parti politiche in campo. In più, ha avuto il torto di mettersi contro la prefettura di Genova, trascurando il fatto che il prefetto di Genova è molto ascoltato. Da Bonomi. Trani, io l'ammiro per quanto è riuscito a fare qui. Io personalmente desidero che resti e che completi la sua opera. No, signor prefetto. La presenza di Rossi è una grave menomazione delle funzioni che mi sono state affidate da Sua Eccellenza Bonomi. Se mi viene tolta la gestione politica della pacificazione, il coordinamento dei servizi dell'ordine pubblico non ha più uno scopo preciso. Diventa una funzione sterile, pericolosamente sterile. Trani, lei mi delude. Un funzionario intelligente si piega alle necessità dello Stato. Di quale Stato parla, signor prefetto? Dello Stato di tutti? O dello Stato di pochi? Non escludo che il mio allontanamento da Sarzana possa provocare reazioni di protesta. Tenete presente che l'amministrazione comunale di Sarzana è sempre stata d'accordo con la mia linea di condotta. Pazzo, ci minaccia. Dirò le stesse cose anche a Roma, a Bonomi in persona. Ispettore, un po' di prudenza non guasterà. Ma che prudenza è prudenza? Dirò che il prefetto di Genova pretendeva che facessi rastrellare le campagne di Sarzana e che io non l'ho fatto. Dirò che pretendeva che disarmassi i contadini come se fossero le forze armate di un paese nemico, e che io non l'ho fatto. Perché non volevo disarmare i contadini prima che fossero disarmati anche i fascisti? Prego di tutelare mia onorabilità e lealtà a governo ed paese. Contro congiura, prefettura Genova. Con amicizia, Trani. E dirò anche che l'impero della legge e l'autorità dello Stato si ristabiliscono con la pacificazione e la giustizia, non con la repressione. Con questi mezzi si fomenta la rivolta. Al capo di gabinetto di Bonomi, fallo subito. Cercami capitano Jürgens. Digli che gli devo parlare. Terzi! Avvocato Terzi! Ma eccola qui la nostra contraddizione. Articolo 6. Il Partito Socialista dichiara di essere estraneo all'organizzazione e all'opera degli arditi del popolo, come del resto risultò già dallo stesso convegno di questi ultimi che si proclamarono al di fuori di tutti i partiti. A parte che noi qui abbiamo fatto in modo che gli arditi del popolo si costituissero, che si armassero... Ma piantala, Gattucci! Che potevano fare gli arditi del popolo contro il fascismo quando questo viene protetto dallo Stato? Cristo santo! Ma non vedete che il patto di pacificazione tra noi e i fascisti serve soltanto al gioco politico di Mussolini? Mussolini adesso vuole fare politica. Fallo Pionino e popolari al Vaticano, vuole staccare da noi la Confederazione del Lavoro, vuole isolare i comunisti. Possibile che i nostri dirigenti non se ne accorgano? Presto vorrà governare e noi non potremo farci niente. Questa tregua non è la pace. Non ci può essere pace tra noi e i fascisti. E allora bisogna capire bene a chi serve questa tregua, se più a noi o più ai fascisti. Io dico che a noi ci lega le mani e a loro li lascia come stavano, organizzati militarmente e armati. È chiaro?
C'è il sindaco? Terzi, c'è l'ispettore Trani che ti vuole. Fallo entrare. Avanti, Trani, venga. Se non le dispiace, preferirei... Ma certo. Chi manda al suo posto? Rossi, viceprefetto di Genova. C'era da immaginarselo. Ha letto il testo del patto di pacificazione tra noi e il fascio? Sì, l'ho letto. Che ne pensa? Un suicidio per il vostro partito. Infatti. Se 10 giorni fa il suo partito avesse dato la fiducia al governo Bonomi, come sembrava che stesse per fare, non saremmo a questo punto. Ma via, Trani! Come facevamo a dare la fiducia all'uomo che per primo ha armato le squadre fasciste contro di noi? Bonomi era pronto a disarmarle. Fuori dal governo siete politicamente morti. Buona fortuna. Al presidente del Consiglio e ministro degli interni, Ivanhoe Bonomi. Scrivi. Pronto. Il giorno 20 luglio, per eseguire l'inchiesta affidatami dalla eccellenza vostra, partii alla volta di massa. Conferii con quel prefetto, il quale convenne che ci fu difetto da parte delle autorità di polizia nel non impedire che squadre fasciste partissero alla volta di Sarzana. Il comune di Sarzana è preso di mira dai fascisti perché ivi si trova, a capo della pubblica amministrazione, il Partito Socialista, che a seguito di attiva propaganda raccoglie i suffragi della grande maggioranza della popolazione urbana e delle campagne. Giorno 17 luglio 1921. La morte di un fascista di Fosdinovo. Certo procuranti. Morto, si dice, per una rissa di osteria. Era servita da pretesto per una spedizione punitiva.
Musica, musica. Di Ricci. A Monzone hanno ammazzato 2 uomini e a Santo Stefano 3. Ci sono anche molti feriti. Adesso stanno arrivando qui. Saranno almeno una 60. In tasca uno dei morti di Santo Stefano hanno trovato una tessera del fascio di Spezia. I fascisti, senza rendersene conto, hanno ammazzato uno dei loro. Bastardo di me. Calma, compagno. Calma. Delfini! Delfini! Cosa fate con quei fucili? I fucili del sindacato ferrovieri non sono ancora arrivati da Pisa e non sappiamo quando arriveranno. Ed è solo con questi che possiamo castigare Ricci e i suoi. Ancora una cosa. Bisogna che tutte le bocche da fuoco che ci sono in città vengano messe a disposizione degli arditi del popolo. Ma che dici? Agli uffici del Dazio ci sono delle buone pistole. Prendiamo quella intanto. Venite con me! Non farlo, Nello! Non puoi! Quartiere, non puoi! Ti diffido! Tenente! Tenente Nicodemi! La squadraccia di Ricci sta arrivando qui! Lei ha il dovere di intervenire. Signor Sindaco, ho ordini tassativi di non far transitare i fascisti per Sardana. Lei veda ad impedire iniziative avventate. Dopo gli arditi del popolo, non è degno dell'anarchia! Era Mela, la Gai Caruba! Thank you.
Ciao, Nicodemo. Che c'è? Succede qualcosa da queste parti? Questi automezzi non possono proseguire. Faccio invertire la marcia. Ma come? Noi ce ne torniamo tranquillamente a casa e voi... D'accordo, d'accordo. Ma dovrete farlo per un'altra strada. Non da qui. E quale altra strada dovremmo prendere? Questa è la nostra strada. Questa. E voglio vedere chi me la farà cambiare. Avanti! Lasciala stare! Muovetevi! Ma dove si... Renato, dove ci può? Dentro, dentro! Lasciali correre, sono in trappola. Voi proseguite fino alla riva e fategli capire che ci siete. Noi li prendiamo dalla parte del mare. Aiuto! Aiuto! Di qua! Betti Gualtiero, Bordigoni Alessandro, Cattani Silvio. Coppi Marco, Giorgio Antonio, Lago Marsino Bruno. Lusini Giuseppe, Morelli Domenico, Raffo Pietro. Ricci Renato. Per il camerata dell'amico assassinato dai Rossi! Eia, eia! Vada a te, Nicodemi. Domani avrete addosso tutti i fasci della Toscana.
Compagni, scendete! Scendete! Scendete, compagni! Compagni, scendete! I fascisti stanno per attaccare Sarzana! Scendete, compagni, difendiamo Sarzana dalla canaglia fascista! Scendete, compagni! Presentatevi al comitato di difesa! Compagni, scendete! Umberto Santi, Fabbro, di Avenza. Va bene, fatti dare un fucile. Torri Umberto, muratore, di Pietrasanta. Fatti dare un fucile. Mario Failli, carpentiere, di Carrara. Vai. Bordoni Eugenio, operaio, di Sarzana. Va bene, vai. Nocita Uzzano, operaio. Il giorno 18 luglio 1921. Il sindaco di Sarzana, avvocato Arnaldo Terzi, avvertì con un telegramma il gruppo parlamentare socialista. Comunicate governo che spedizione fascista grande stile minaccia Sarzana. Nostra delegazione raggiungerà Roma in serata. Non dicasi poi autorità non preavvisata. Dovete dire ai compagni che qui ci sarà un bagno di sangue se non si prenderanno provvedimenti tempestivi. Ciao, Arnaldo. Buona fortuna. Dovete fare così. Carrello, colpo in canna. Puntare e sparare. Le forze dell'ordine e dell'esercito devono essere con noi. Se dessimo solo l'impressione di voler fare da soli, saremmo presi per dei ribelli, dei rivoltosi. Passeremmo dalla parte del torto. Capisci, Giuliani? Non voglio colpi di testa. Giuliani, tu sei il presidente del comitato di difesa. Perciò sei il responsabile dell'uso che faranno delle armi comunisti, arditi del popolo, anarchici, volontari di qualsiasi fede politica. Mettetevi in testa che Sarzana deve solo difendersi. Delfini, Ramella, vi siete già sostituiti ai carabinieri una volta. Che non succeda mai più. Lo stesso giorno, 18 luglio, fu inviato a Sarzana il capitano dei carabinieri Jürgens per impedire la temuta rappresaglia dei fascisti di Carrara. Capitano Jürgens godeva fama di filofascismo presso queste popolazioni, perché si era particolarmente distinto nelle azioni di sgombero e di perquisizione delle fabbriche occupate dagli operai di Spezia nell'estate del 1920. Tira sulle mani.
Io ho l'ordine che la città smobiliti. E dovrà farlo da questo momento. Cominciando ad allontanare tutti quelli che non hanno residenza qui. Non voglio più vedere in giro gente armata. Do tempo fino alla mezzanotte di oggi. Ai fascisti lo deve fare questo discorso, non a noi che siamo costretti a difenderci. Noi non smobiliteremo fino a quando le forze dell'ordine non ci avranno dimostrato di essere in grado di difendere Sarzana dai fascisti. Ha ragione! Via i fascisti! Qui non si mette piede nessuno! Fascisti, carabinieri, via! Calma. Calma. Il capitano Jürgens dice che arriveranno rinforzi consistenti da Spezia. Noi abbiamo il dovere di credere in lui. Dai, fascistone, parla! Parla, carogna! Che tanto tiriamo fuori tutto lo stesso. Dai, deciditi. Che cosa siete venuti a fare qui? Non lo sai che qui tira aria brutta per voi? Lascialo perdere, che tanto ha già detto tutto questo qua. Spia! No! Spia! Spia di merda! Il 19 luglio, la cattura di due staffette fasciste da parte di una pattuglia di arditi del popolo aveva rivelato la presenza di fascisti spezzini sulle colline che sovrastano al di là del fiume Magra le campagne di Sarzana. Ma gli animi si accesero ancor più quando i fascisti spezzini in fuga uccisero a sangue freddo un vecchio contadino inerme. Delfini, che quelli che vengono da fuori devono capire che pestare i prigionieri è un errore politico. Il tipo di difesa che abbiamo deciso è più politico che militare. Devono capire che la difesa esclude la vendetta. Sei figlio? Di Maiani Ugo. Che mestiere fa tuo padre? Fa il bidello, alle medie di Spezia. E come mai stai in questa compagnia? Dai, dentro, su, sdraiati, forza. E tu? È inutile che fai domande, tanto io non parlo.
Non fare l'eroe, su, non ti bastano quelle che hai già preso? Bella forza. Bella forza la vostra. Stupidi. Avanti, sul carro, svelto. Dove li porti? Dentro, andate dentro, e dai. Questi due sono nostri. E tu chi sei? Non te l'hanno ancora detto che dipendi dal comitato? E che se ti sbatto fuori non sei più niente? Giuliani, non li provocare. Questa è gente che qui ci è venuta di sua spontanea volontà. È brava gente. Se è brava gente, allora non faticherà a rispettare gli ordini del comitato. I fascisti catturati vanno consegnati ai carabinieri. Questi sono i patti. I prigionieri sono una prova dell'aggressione fascista. E questi due per ora dobbiamo tenerceli e nasconderli. Visto come li avete conciati. Ehi, Giuliani, guarda che gli arditi vogliono processare i ragazzi. Ah, sì? E noi gli impediremo di condannare. Happy? Dai, frusta. Un bel servizio. Dai, faccelo vedere, su, tiralo fuori. Io sto braccio, dai. Guarda che belle mutande. Io dico che non ci vengono a liberarsi. Sì, ci mancherebbe che ci lasciassero qui a marcire. Se è vero che i nostri capi a Roma stanno trattando coi socialisti, quello che abbiamo fatto è stata una fesseria. E qui c'è pieno di comunisti. Noi siamo venuti qua per loro, mica per i socialisti. Noi e i socialisti gli vogliamo bene. Comunisti e socialisti stessa osa. Con loro la pace si fa spedendoli sottoterra. Più pace di così. La pace la faranno quei fottuti. Non vi scordate che a Roma c'è Mussolini che si scalda il culo in Parlamento. La pace la faranno. E a spese della rivoluzione fascista. Li avevano o non li avevano le tessere del fascio? Ma cosa vuoi che capiscano di fascio e non fascio? Ma se erano anche disarmati. Quegli altri le armi ce l'avevano. E come? E questi due dovevano stabilire contatto con i fascisti di Carrà. Qui finisce che ci ammazzano. E perché ci dovrebbero ammazzare? Non abbiamo fatto niente. Tu sei una spia. Se non t'ammazzano loro, t'ammazzo io. Dico io, siamo forse come i fascisti. Siamo forse assassini, come loro. Io non mi sento di essere come loro. Certo, io un fascista posso anche ammazzarlo. Però se mi attacca, se mi costringe a difendermi. Ma io non voglio né odiare né ammazzare nessuno. La nostra idea non è quella di odiare gli uomini, ma è quella di odiare il sistema che ci costringe a odiare. Non possiamo voler cambiare il mondo e poi aspettare che nascano tanti bravi ragazzi, tutti come noi. Bisogna lavorare sugli uomini che ci sono già. Quei due là, ad esempio, che sono come la pianta selvatica, che va curata, va trapiantata, perché possa dare il frutto buono anche lei.
Vi ho detto e ripetuto che qui la situazione è di tipo insurrezionale. Se non mandate gli uomini che ho chiesto, io non rispondo delle conseguenze. Capitano, se mi autorizza io le disarmo la città in due ore. Lei sa bene che la Guardia Regia non deve far niente di niente. Ma si ricordi che se la popolazione e le forze dell'ordine dovessero entrare in conflitto per causa sua, io l'arresto. Ha capito? Io l'arresto! Va bene, aspetto. Quanta tenerezza per questi quattro scalzacani. Avanti. Un telegramma dalla prefettura di Parma. Grazie, Nicodemi. Vada pure. Le squadre di farinacci sono state bloccate appena fuori Parma. C'è da augurarsi che la prefettura di Massa faccia altrettanto con quelle toscane. Fascisti armati. Ce n'erano anche sul nostro treno e sono scesi tutti a Viareggio. C'è il compagno deputato Francesco Rossi. Vuole parlarti. Sta andando a Genova. Francesco. Arnaldo. Che piacere vederti qui. Due minuti. Di più non è possibile. Per farti un esempio. Le prefetture sono a conoscenza di un piano di attacco fascista contro Sarzana. Il capitano Jürgens me lo comunica. Immediatamente dopo arriva la smentita delle prefetture di Genova e di Massa. Capisci? Dimmi di Roma, com'è andata? Abbiamo trovato Bonomi poco disponibile, quasi ostile per quello che le prefetture di qui gli avevano comunicato. E cioè che Ricci e i suoi stavano facendo un semplice giro di propaganda da queste parti. E che Sarzana era una città piena di gente armata, come se ci fosse un'insurrezione. Eh sì. Bonomi non è diverso da Giolitti. Meno demagogo, più fine e per questo più pericoloso. Però Turati non sembra contrario ad un accordo con lui. Un mese fa, forse. Perché alla nostra entrata nel suo governo doveva corrispondere il disarmo e la repressione del fascismo. Ma oggi Bonomi dice che è colpa nostra se i fascisti scorazzano per il paese incendiando e uccidendo. Anche lui dice che il fascismo è una reazione al pericolo di una rivoluzione socialista. E poi pare che abbia rinunciato a colpire quelli che si sono arricchiti con la guerra e quelli che frodano il fisco, con la scusa che queste misure sacrosante aggraverebbero l'attuale crisi dell'industria. Quasi certamente noi voteremo contro il suo programma di governo. E dopo che succede? Se Bonomi, come probabile, mette in piedi un governo di centrodestra, avremo margini molto stretti. Anche perché il partito ha deciso per il patto di pacificazione con il fascio nazionale. Francesco, ma che dici? Qui la gente non può credere a una pacificazione. Qui abbiamo avuto dei morti, un mese fa, tre giorni fa, ieri. Qui c'è una città mobilitata e qui si parla di pacificazione. Ma a vantaggio di chi? Badate che qui siamo tutti d'accordo. Noi, i comunisti, i repubblicani, gli anarchici, perfino i popolari di Santo Stefano. Siamo tutti convinti che i fascisti si possono battere. La linea del partito è quella della pacificazione a tutti i costi. Non dobbiamo dare al fascismo motivo di espandere la sua organizzazione e la sua attività militare. Bisogna impedire il colpo di Stato. Senti, Francesco. Se i fascisti ci attaccheranno, io che abborro la violenza, sarò costretto a seguire la mia gente. E ti giuro che io stesso la guiderò nella difesa armata.
Tira colà. La notte fra il 20 e il 21 luglio circa 500 fascisti provenienti dalla Toscana. Invece di impedirglielo, li hanno lasciati partire. Capitano, dove sono le truppe che ci aveva promesso? Non pensava mica di fermare i fascisti con questi poveretti! Capitano! Lei deve impedire ai fascisti di entrare in città! Altrimenti sarà una strage da una parte e dall'altra! Sta zitto, tante due ore che si cammina qui. Zitti, volete che mi sparino addosso? State zitti, zitti, su, su, avanti, siamo quasi arrivati. Vai giù al fiume, gli Arabelli a Giuliani che i fascisti sono passati. Digli che devono bloccare la ferrovia da quella parte. Noi li seguiamo, li chiudiamo alle spalle. Va bene. Lei sarebbe? Dumini. Io sono l'Amerigo Dumini di Firenze, signor capitano. Questa gente la comanda lei? Che cosa siete venuti a fare a Sarzana? Un po' di sana propaganda per il nostro movimento. Lei adesso porta i suoi uomini dentro alla stazione. Immediatamente. E con il primo treno che passa, ve ne tornate da dove siete venuti. Ma capitano, ho più di un migliaio di uomini. Come si fa a rimandarli a casa dopo tutta la strada che hanno fatto? L'avverto che la città è presidiata.
e che sono deciso a mantenere l'ordine fino alle estreme conseguenze. Va bene, va bene. Cercherò di accontentarla, capitano. Ma a condizione che ci diate subito il tenente Nicodemi, che ci risulta abbia schiaffeggiato il nostro camerata Renato Ricci. Vogliamo insegnargli un po' di educazione, a modo nostro. Poi dovrete ridarci i nostri camerati che sono incarcerati qui a Sarzana. E poi, prima di ripartire, vogliamo trattenerci in questa bella città, diciamo, 3 giorni. Noi crediamo che sul municipio il tricolore ci stia molto meglio della bandiera rossa. Amerigo! Cosa aspettiamo? È l'Italia per Mussolini! Eia, eia! Squadra! Pronti? A noi! Fuoco! Un demente! Guardi là! Cosa ha fatto? La mamma chiami, disgraziato! Ma quelli che avete ammazzato, la mamma, non ce l'avevano, Ha rilevato che nonostante lo scontro a fuoco sul piazzale della stazione, la forza pubblica non considerò i fascisti quali veri responsabili della grave aggressione consumata contro Sarzana e non si tentò di arrestarli. Si acconsentì invece che una commissione di fascisti si recasse dal procuratore del re per ottenere il rilascio di Renato Ricci, obiettivo principale della spedizione. Infine si provvide alla partenza dei componenti della spedizione fascista senza averli prima identificati e disarmati.
mattina del 22 luglio assunsi la direzione dei servizi di polizia tra le province di Massa e Genova. Feci capire a tutti i funzionari che ognuno doveva imparzialmente compiere il proprio dovere, verso tutti e senza debolezze per alcuni. Eccone un altro. Tiratelo fuori. Forza! Buongiorno, ispettore. Morte sopraggiunta per dissanguamento. Le scoriazioni al viso e alle mani. Aveva documenti addosso? Sì, una tessera del fascio di Viareggio a nome di un certo Parducci Ezio, 19 anni. Quanti morti ha accertato finora? 14 morti. I feriti sono circa 20. Però se continuiamo di questo passo, ha visto come ci soffia sopra la stampa. Commissario, vorrei incontrare lei, Maggi e il capitano Jürgens, oggi alle 15. Il coordinamento tra le forze di polizia e i carabinieri è ancora difettoso. Conto sulla vostra puntualità. Trani, l'avverto che la relazione del comandante della Guardia Regia su quanto è accaduto a Sarzana non è nel senso della sua linea d'azione. E lei come l'ha saputo? Ho avuto modo di leggerla. Il colonnello Cantuti propende per il disarmo immediato e totale degli arditi del popolo e di quanti a Sarzana possiedono... Finché qui comando io non succederà niente del genere. Prima disarmiamo i fascisti e poi penseremo agli altri. Dove sono i carraresi che non li vedo? Se ne sono andati, stanotte. E dove sono andati? Non l'hanno detto. Ma per i carraresi l'unico posto possibile sono le cave di marmo. Perché non li hai trattenuti? E come facevo? Gli sparavo. Anche gli spezzini se ne sono andati. Armi e bagagli. Volevano andarsene e se ne sono andati. Non si fidavano più del comitato di difesa. Avevano paura che li consegnassimo alla Guardia Regia. Ah, è così, eh? E tu dovevi fermarli lo stesso. Così non sapremo mai più chi ha ammazzato Maiani e Bisagno. Che differenza fa chi li ha ammazzati? Tanto incolperanno sempre noi sarzanesi. Ma io voglio sapere il perché. Voglio sapere se è un perché politico o un perché privato. Ma non lo capisci, Delfini, non lo capisci? Che se li hanno ammazzati per un motivo personale, questo ci disonora ancora di più. Capitano Jürgens, le presento l'onorevole Giunta del fascio nazionale. Capitano,
Lei ha disonorato la divisa che indossa. Quello che ha fatto è esecrabile. Onorevole giunta, le proibisco di intimidire i miei collaboratori. La sua presenza qui dentro è un arbitrio e un abuso. Di cui lei, commissario Gioia, mi renderà conto. E a noi? Chi renderà conto dei nostri morti? Non è stato forse il capitano Jürgens a ordinare il fuoco? Non è forse colpa sua se tanti ragazzi hanno trovato una morte atroce nelle campagne di Sarzana? Il capitano Jürgens si è comportato secondo gli ordini ricevuti, quindi correttamente. I vostri ragazzi sarebbero vivi e vegeti se voi li aveste trattenuti e non spinti in un'aggressione insensata, criminale. Criminali sono quelli che li hanno trucidati. Jürgens in testa. Se Jürgens non avesse fermato gli uomini di Dumini, oggi conteremmo i morti a centinaia, da una parte e dall'altra. Se un rimprovero devo muovere al capitano Jürgens, questo riguarda il fatto di non avere disarmato e arrestato l'agente di Dumini. Ispettore, io non so che direttive lei abbia avuto né che intenzioni abbia. Certo è che noi non ce ne staremo con le mani in mano. Se non ci penserà lei a disarmare questa centaglia, ci penseremo noi. Io sono qui per colpire questa logica. Se lo ricordi. E lo riferisca. Ispettore Trani, si vocifera che Jürgen sia comunista. Che cosa c'è di vero? L'agenzia giornalistica Stefani ha smentito questa notizia. È vero che sulle montagne si sono costituite delle bande armate e che molti sovversivi si sarebbero già rifugiati in Francia? Si dice che molti fascisti feriti siano stati uccisi dagli infermieri dell'ospedale di Sarzan. Non mi risulta una cosa del genere. Ispettore Trani, è vero che lei è contrario alle perquisizioni domiciliari e ai rastrellamenti? Cioè alle normali misure di polizia? Signori, io sono un pacificatore, non un repressore. Il mandato che Sua Eccellenza Bonomi mi ha affidato è quello di ristabilire la convivenza civile e l'autorità dello Stato, non quello di fomentare la rivolta. Legati qui Maiani e Bisagno. Chi li ha portati via? Che uomo è Giuliani? Allora, che uomo è Giuliani? Giuliani? Giuliani è uno che ci ha difeso contro i proprietari di terra. A tempo del rinnovo del contratto a Mezzadrino. Giuliani è un uomo giusto. Questo è un ispettore della polizia. L'ha mandato il governo. Ispettore, in tutta la mia vita professionale, da avvocato, ho sempre considerato la giustizia l'unica condizione del convivere. Ma da politico, io credo che una nuova giustizia debba essere instaurata. Fino ad allora, io credo che non sarà possibile considerarsi uguali, né fratelli. Non sarà possibile guardarsi negli occhi. Però è suo dovere, dovere di pubblico ufficiale, di cittadino, aiutarmi nel mio compito. Lei deve aiutarmi a capire la sua gente.
e deve aiutare la sua gente a capire me. Ispettore, la mia gente è stata spesso ingannata da altri suoi colleghi, da altri funzionari dello Stato. E sanno che potranno esserlo ancora. Loro diffideranno di lei più ancora di quanto possa aspettarsi. Soprattutto se vorrà pacificare nell'ingiustizia. Allora, dove sono finiti Maiani e Bisagno? Non siamo venuti qui per parlare di Maiani e Bisagno. Ah no? Pensate che io sia disposto a trattare con voi? Gratis? E se non volessimo dirlo? Vi arresterei per omicidio e occultamento di cadavere. Proveremo a fidarci di lei. Fate bene. Maiani e Bisagno sono morti durante l'attacco dei fascisti. Non sappiamo ancora chi è stato, ma è certamente uno dei nostri che li ha ammazzati. Comunque, come capo del comitato di difesa, ne sono politicamente responsabile. I corpi dove sono? Che importanza ha dove sono? Spero che li abbiate nascosti bene. Altrimenti sarò costretto a punire i colpevoli. Se i corpi salteranno fuori da qualche parte. Dunque, riepiloghiamo. Le forze dell'ordine al comando del capitano Jürgens hanno ucciso 5 fascisti sul piazzale della stazione. Una decina sono stati uccisi subito dopo, dagli arditi del popolo e dai contadini. Esatto? Per il fascio nazionale, le forze dell'ordine e i sovversivi di Sarzana sono complici in questo misfatto. Questa è una situazione politica molto interessante. La città era in armi pronta a difendersi. I fascisti hanno tentato di aggredirla. Le forze dell'ordine hanno sparato per impedire lo scontro tra la popolazione e i fascisti. No? Bene. Per me la colpa è dei fascisti. Chiaro? Chiarissimo, ispettore. I fascisti sono nemici dello Stato, io sono tutore della legge dello Stato, quindi i fascisti sono miei nemici. E sono anche nemici vostri. Ma io sono qui per riportare l'ordine. E voi avete l'obbligo di aiutarmi. Io chiudo un occhio su Maiani e Bisagno. Ma in cambio non voglio più vedere gente armata in giro. Voglio che la gente sbandata torni alle proprie occupazioni, alle proprie case. Voglio che partecipiate alla riunione di pacificazione che cercherò di organizzare. E voglio anche che un certo quantitativo di armi, non tutte, venga consegnato ai carabinieri. Altrimenti non riuscirò mai a disarmare i fascisti.
E se ci rifiutassimo di consegnarle? Non avete scelta. È la galera per tutto il comitato di difesa. Insomma, compagni, il gruppo socialista è per la partecipazione. Anche se la sede di Carrara ci piace poco. E meno male che vi piace poco. A Carrara stanno preparando un'altra spedizione su Sarzana e noi andiamo a infilarci per una riunione di pacificazione nella tana di Renato Ricci. Dopo quello che è successo, passiamo avanti. Compagni, qui dobbiamo scegliere se collaborare con Trani oppure ostacolarlo. Noi siamo convinti che si debba fare il tutto perché prevalga la sua linea e non quella dei prefetti di Genova e di Massa. Che i carabinieri abbiano difeso Sarzana, a quelli dà fastidio. Un'alleanza tra popolazione e carabinieri non rientra nei loro piani. Soprattutto se questa situazione si riproducesse a livello nazionale. In realtà il problema non è se collaborare con Trani o ostacolarlo. Il problema siete voi, socialisti, che state andando a un patto di pacificazione con i fascisti. Vi hanno chiesto di dichiararvi partito nazionale e non di classe. Vi hanno chiesto di denunciare i comunisti che violassero questo patto. Questo significa soltanto una cosa, che è contro di noi che lo stipulerete. Non è vero. Turati ha sostenuto la necessità della vostra presenza alle trattative. Se voi rifiutate di esserci è colpa vostra. La gente è la disperazione e voi ve ne state lì in un canto a covare le uova della rivoluzione. Chi ce l'ha portata? Chi ce l'ha portata la gente alla disperazione se non voi? Chi ha mandato gli operai ad occupare le fabbriche e poi li ha venduti in cambio di un controllo operaio della produzione che è durato finché Giolitti e gli industriali l'hanno voluto? Certo, non noi comunisti. Eh no, no, compagno Giuliani, troppo comodo. Non può imputare a noi gli errori che sono semmai di tutta la sinistra. No, vostri, vostri e della direzione riformista del sindacato. Mussolini ha proposto una grande coalizione tra socialisti, popolari e fascisti. Accetterete anche quella? Compagni, io non credo che sia possibile una pace reale con i fascisti. Io non credo che il mio partito abbia mai pensato di stipularla senza i comunisti o contro i comunisti. Sono convinto che il Partito Socialista non stipulerà mai una pace che divida e disorienti la classe operaia. Sarebbe un errore tragico. Per questo vi chiedo di restare uniti, come abbiamo dimostrato di saper fare finora, e di non rifiutare a priori la proposta di Trani. Sarzana è occupata militarmente. Noi abbiamo il dovere di tutelarla, fino in fondo. Se non verrete alle riunioni di Carrara, che cosa direte ai sarzanesi? Che non avete potuto tutelarli per colpa di un patto di pacificazione che non è stato ancora stipulato? Onorevole Cappa, lei sta facendo un'inchiesta per il Partito Popolare sui fatti di Sarzana. Che giudizio può darcene? Caro amico, qui non si tratta di giudicare, ma piuttosto di atterrirsi di fronte alla crudeltà di questi episodi di guerra civile che insanguinano questo povero nostro paese. Onorevole Cappa, il Partito Popolare pensa di adoperarsi affinché si stipuli celermente il patto di pacificazione nazionale tra socialisti e fascisti di cui tanto si parla? Vede, noi popolari non siamo in guerra con nessuno, quindi la logica della pacificazione, in linea di principio, non ci riguarda. Certo che sarebbe un bene per tutti se questo patto tra fascisti e socialisti si facesse. Mi pare che il presidente del Consiglio Bonomi se ne stia occupando con notevole sollecitudine e sensibilità politica. Onorevole Cappa, lo sa che dopo la sparatoria sul piazzale della stazione, l'amministrazione socialista di Sarzana non ha esposto la bandiera abbrunata? È curioso, Trani. È veramente curioso. Noi non crediamo alle stesse cose, però ci intendiamo. Tutti e due sappiamo che il rispetto della legge è la cosa più importante. Eppure per me le leggi di questo Stato sono inique perché sanciscono la disuguaglianza. Per lei invece sono come dei comandamenti. Sono sacre. Diciamo, delle regole assolute.
Io cerco di modificare questo stato. Lei cerca di conservarlo. C'è chi cerca di peggiorarlo. Ecco perché ci intendiamo. Le dirò che pur di difendere questo Stato contro quelli che, come i fascisti, vogliono impossessarsene per farne uno strumento di oppressione a loro vantaggio, sono disposto ad usare la legge in modo parziale. E sono convinto di non sbagliare facendo così. Lei è una mosca bianca, Trani. Bonomi mi ha incaricato di raccogliere prove contro i fascisti per disarmarli su tutto il territorio nazionale. Salute. Salute. Potrò contare sulla vostra presenza alla riunione di Carrara. Ci sono forti resistenze da parte comunista. Comunque il luogo dovrà essere neutrale. Carrara non va bene. Spezia andrebbe meglio. Ma non in prefettura. E perché? Perché anche lì i fascisti sono come a casa loro. Ispettore, devo disarmarla. Dobbiamo stare in patto. Se dovessi nascondermi, verrei qui. Questo posto può diventare imprendibile. Andiamo. E andiamo. Jürgens mi ha detto che avete consegnato solo fucili da caccia. È stata una cosa stupida. In questo modo non vi libererete mai dal sospetto che vogliate continuare a battervi. E non aiutate me. Gente armata non ce n'è più in giro. Non le basta. No, Giuliani, non mi basta. Voglio sapere se verrete alla riunione di pacificazione. Abbiamo spostato la sede da Carrara a Spezia. Volevate vedermi? Sono qui in carne e ossa. Con Giuliani. Le mie proposte le conoscete. Voglio sapere la vostra risposta. Noi vogliamo sapere chi ci proteggerà dalla vendetta dei fascisti.
una volta tornati in pianura. Io e le forze dell'ordine. I fascisti sono armati. E noi giù a farci massacrare non ci torniamo. Se restiamo qui, qui possiamo difenderci. I fascisti stanno per essere disarmati. Voi impegnatevi a tornare giù. Che al resto ci penso io. C'è del lavoro. Alla miniera di lignite di Luni. Alle segherie del marmo. Potrete riprendere una vita normale in famiglia. Con le vostre mogli e i vostri figli. Ispettore, questa è una trappola. Perché quelli che finanziano i fascisti dovrebbero darci del lavoro a noi? Giuliani, glielo dica lei che devono collaborare. Altrimenti sarò costretto a farli stanare con la forza. E tutto il mio lavoro va a gamba all'aria. Ispettore, hanno ragione. Se decidessi di rifugiarmi qui, io mi comporterei allo stesso modo. Oh, Giuliani, da quant'è che te la fai con gli sbirri? Vieni giù, che te lo dico. Trani è disposto a chiudere un occhio sulla morte di Maiani e Bisagno. Cercate di andargli incontro. Altrimenti dice che manderà i carabinieri e la prefettura non parrà vero di spedirci in galera. Non gli date retta! Questo qui ci vuole vendere! Come ci avrebbe già venduto se fossimo rimasti giù a Sarzana! Venderei volentieri. Perché non mi togli dalla testa nessuno che Maiani e Bisagno li hai ammazzati tu? Tu sei un delinquente comune! E per gente come te ci andiamo di mezzo tutti. Se decidete di restare, spostatevi più in alto, verso la spolverina. Chi te lo fa fare? Eh? Chi te lo fa fare? Fottitene. Molla tutto. E io invece non me ne voglio fottere. Eh? Che dici? Sì. Ah, sei tu. Buongiorno, ispettore. Vedi un po' se mi portano un caffè. Sinistra e l'estrema destra all'opposizione. Turati. Ecco fatto. Ma tu guarda. Questi qui che ti vanno a votare contro Bonomi proprio in questo momento. All'aria tutto come vero il Dio.
Avete visto che bel giochetto ha fatto Mussolini? Lui ha votato contro Bonomi e a favore ha fatto votare i nazionalisti di Pedersoni. Come dire che ha già messo un piede in casa e aspetta di metterci anche l'altro. Io non capisco perché, dopo aver sbandierato ai 420 che eravamo disposti a collaborare con Bonomi, alla fine gli abbiamo votato contro. E come si faceva a votare il programma politico di Bonomi? Però se votavamo a favore, bloccavamo la destra. E adesso cosa si fa con Trani? E che ne so io? Sentiamo cosa dicono in direzione a Roma. Bisogna vedere se Bonomi si allontana da noi o si riavvicina ai fascisti. Bisogna vedere se decide di usare lo scontro tra i fascisti e le sinistre per indebolire entrambi e rafforzare il suo potere personale. Bisogna vedere se le direttive che Bonomi ha dato a Trani restano le stesse o cambiano. Molto bene, compagni socialisti. Adesso non vi resta che fare la rivoluzione. Dico sul serio. Un partito come il vostro, che vuole riformare e che all'ultimo momento rifiuta gli strumenti politici per incominciare a farlo, è un controsenso. Va bene, Giuliani. Dici cosa avete deciso per Trani, che abbiamo da fare. Come partito comunista per Trani e no. Come comitato di difesa continueremo a collaborare con lui. Ma le armi ce le teniamo. Pronte e oliate. Caro Trani, le proteste per il suo comportamento a favore dei sovversivi non si contano più ormai. Signor prefetto, nel mio comportamento non c'è parzialità. C'è piuttosto il riconoscimento che le violenze tra fascisti e sovversivi sono diventate reciproche solo dopo un numero insopportabile di violenze da parte fascista. Ma se dalla prefettura di Genova mi chiedono il disarmo della popolazione, mi dica lei che cosa devo rispondere. Dica che è necessario disarmare prima i fascisti. Trani, il disarmo delle squadre fasciste è più un problema politico che un problema di polizia e non saremo noi due a risolverlo. Io credo che se lei non si convince a disarmare la popolazione di Sarzana, la prefettura di Genova chiederà a Bonomi di esautorarla. Hanno ricominciato con le perquisizioni. I fucili all'olmo non ce li possiamo portare. E allora li portiamo alla fortezza. Tanto lì ci sono già stati. Non penseranno che siamo così fessi da portarceli un'altra volta. Alla fortezza ce li porti tu. Io a farmi beccare come un tordo non ci vado. Che ti prende, Delfini? Te la vuoi battere? Senti, Giuliani, io un partito che mi difende non ce l'ho. Io mi sono esposto personalmente. Devo pensare a salvarmi la pelle. La rivoluzione si fa da vivi, non da morti. E va bene. I fucili alla fortezza ce li porto io. Chiedersi perché. A noi viene chiesto di consegnare le armi e ai fascisti no. Bisogna chiedersi perché. A noi viene chiesto di fare la pace con i fascisti e ai fascisti si permette di assassinare gente indifesa. Ecco quello che è successo ancora ieri. Una banda armata di 60 uomini fa un'incursione a Roccastrada. I giornali borghesi dicono ancora una volta che si trattava di una gita di propaganda. I contadini, che vedono le loro case saccheggiate e incendiate, ammazzano a fucilate un fascista. I giornali borghesi dicono che si trattava di un'imboscata comunista. Ma i fascisti ammazzano 13 contadini. Per il fascista ucciso, i giornali borghesi annunciano funerali in forma solenne. Per i 13 contadini massacrati annunciano la solita inchiesta. Ieri Sarzana, oggi Roccastrada. I fascisti che hanno massacrato e derubato Roccastrada hanno detto di aver vendicato i loro morti di Sarzana e lo hanno telegrafato a Mussolini. E i giornali borghesi lo hanno pubblicato.
Quei socialisti che a Roma si illudono di poter fare la pace con i fascisti sono serviti. Se vogliono continuare a illudersi, facciano pure. Ma le illusioni non fanno per noi. Noi dobbiamo aprire gli occhi, aprirli presto e bene. Compagni, ieri Sarzana, oggi Roccastrada, domani toccherà alle grandi città industriali. Toccherà a Milano, a Torino, a Genova. I fascisti non sono più piccole bande male armate e disorganizzate, ma eserciti veri e propri. E noi qui a Sarzana lo abbiamo ben visto e constatato di persona. Siamo di fronte a un nuovo sviluppo del fascismo. Compagni, il colpo di Stato fascista è già incominciato ed è incominciato qui, a Sarzana. Io voglio sapere dalla Confederazione Generale del Lavoro se ha predisposto un piano di difesa che permetta alle popolazioni di difendersi e di resistere all'offensiva fascista. E la stessa domanda rivolgo al sindacato Ferrovieri. Non basta più. Bisogna continuare sulla linea di pacificazione a tutti i costi, al di là degli avvenimenti. Guardi che Bonomi non ha ancora abbandonato l'idea di fare un governo con voi socialisti. Se molliamo adesso, perdiamo la partita. Ma io a questa storia non ci credo. Non voglio crederci più. Bisogna prepararsi allo sciopero generale. Mi sente? Hanno ragione loro. È un'illusione chiedere a questo Stato un'azione decisa e permanente contro il terrore fascista. Il fascismo segna l'inizio della reazione della classe dei capitalisti contro le esigenze più vitali delle classi popolari. Domandare a questa classe dirigente di schiacciare il fascismo è come domandargli di suicidarsi con le proprie mani. Perché il fascismo nasce dal seno stesso di questa classe dirigente. Le armi che per 5 minuti sono state spianate contro i fascisti, come qui, da quel povero Jürgens che non sa ancora come ha potuto ordinare il fuoco sul piazzale della stazione, quelle stesse armi non tarderanno a spianarsi contro il popolo. Perché questo Stato, questa classe dirigente non colpirà gente che ci aggredisce gridando viva l'Italia, viva il re, gente che si adorna del tricolore, gente scelta, gente per bene, legata di parentela a deputati, alle gerarchie militari, alla magistratura. E levati il mezzo, porco cane, lasciami passare! Giuliani! Giuliani! La guardia legge ti disarma! Compagni, scendete! Ci disarmano! Lasciatemi! Lasciatemi! Che stai? Compagni, scendete! Scendete! Tenente! Chi le ha dato l'ordine di perquisire la popolazione? Il colonnello Cantuti, della Legione Territoriale di Genova. È un arbitrio! Le ordino di smettere questa farsa. Non posso. Io eseguo degli ordini. Perché non mi fai perquisire, eh? Perché non fai perquisire anche a me? Su, forza, coraggio, guardami, sono qua, fammi prendere, coraggio! E lasciami!
ispettore. Ispettore, la gente delle cave è scesa. Solo 4 si sono rifiutati. Quando il prefetto di Massa mi annunciò che l'eccellenza vostra aveva deciso di inviare a Sarzana il viceprefetto di Genova Rossi per sostituirmi nell'opera di pacificazione, non potei fare a meno di riconoscere in quella decisione un cambiamento di direttive a favore del movimento fascista. Servite pure. È la spungata, il dolce tipico di Sarzana. Squisito, ma micidiale per la linea. Mia cara, l'unica linea per la quale io temo è quella del cuore. Dottor Rossi, che ne è dell'ispettore Trani? Ma le sembra questo il momento? Per noi giornalisti è sempre il momento. E va bene. Trani è giubilato. Io assumo le sue funzioni, particolarmente quelle politiche. E questa notizia quando potrò darla? Il 6 agosto, non prima. Tassativamente. E perché? Dia il tempo a Trani di arrivare a Roma. E di restarci. Hai trovato Jürgens? Ha detto che gli dispiace, ma che ha da fare. Sta interrogando gli arrestati di questa sera. Scrivi. Per quanto potesse dispiacermi di dover interrompere la missione di pacificazione affidatami, mi dispiace interromperla, capitano, mentre sta facendo il suo lavoro. Ma era necessario che ci vedessimo. Ho alcune piccole cose da chiarire con lei. Quali, ispettore? È evidente che lei mi considera già totalmente defenestrato. Semplicemente sostituito. Capita. Poteva capitare anche a lei. Se non mi fossi rifiutato di farla trasferire, quando la stampa e i fascisti chiedevano la sua testa. Io ho fatto il mio dovere. Sempre. Oh, si tranquillizzi. Volevo solo comunicarle, per correttezza, che nella mia relazione al presidente del Consiglio Bonomi, di cui fino a poco fa ero plenipotenziario, dirò che lei è stato un esecutore perfetto delle disposizioni trasmesse dal governo alle prefetture e da queste ai comandi delle forze dell'ordine. Quello che non scriverò è che io l'ammiro profondamente per quello che ha fatto sulla piazza della stazione di Sarzana. La ringrazio. È per questo che ho sentito il dovere di dirle, prima di partire, quali erano gli intendimenti che mi hanno guidato nella missione di pacificazione qui a Sarzana. Cioè cosa io credo che debbano essere lo Stato e la sua autorità. Quando la legge dello Stato, e quindi la giustizia, viene applicata per tutelare gli interessi di pochi o di gruppi di prepotenti e non invece per garantire a tutti le condizioni della civile convivenza, del lavoro e, perché no, della felicità terrena, allora questa non è più legge, non è più giustizia e lo Stato non è più lo Stato di tutti, ma lo Stato di pochi. Non è più l'impero della legge, ma l'impero della legge di pochi. Una legge atroce. La legge di morte. E noi siamo i servitori di questo Stato. E poi? Rastrellamento delle campagne. Perquisizioni domiciliari.
disarmo della popolazione, controllo dell'identità della gente che arriva in città. Isolamento dei comunisti e degli anarchici rispetto al resto della popolazione, anche se gli anarchici ci preoccupano di meno. Raccomandazione ai fascisti di deporre le armi e di rispettare gli altri gruppi politici. Eccellenza, lei crede che i comunisti si lasceranno isolare tanto facilmente? Poco importa che si lascino o che non si lascino. Per loro non ci sono vie d'uscita. O si calmano o emigrano. Un brindisi, facciamo un brindisi. Un brindisi alla gioia. Alla gioia e alla vita che ci sorride nuovamente. Ottimo. Onorevole Olandini, si dice che tra Mussolini e Grandi ci sia stato un litigio furioso. Lei che era a Roma per il dibattito parlamentare, ne sa qualche cosa? Ma via, basta con la politica. Voi uomini siete incorreggibili. Politica, sempre politica, che noia. Venga, cara. Grandi finisce presto. È Mussolini che dura. Mussolini è uno dei nostri e noi, dei partiti dell'ordine, gli stiamo dando una mano a farsi strada. Ma il patto di pacificazione tra i socialisti e i fascisti non è stato già attaccato da Grandi e dall'ala militare del fascismo ancora prima di essere firmato? Quella è gente che non sa fare politica. Quando avranno capito che Mussolini è l'unico che potrà portare il fascismo nell'area del governo e che la strada giusta è quella della trattativa pacifica, per quanto è possibile, naturalmente, allora rientreranno nei ranghi. Se ho capito bene, lei dice che questo patto di pacificazione serve soprattutto a Mussolini. Non c'è alcun dubbio. I rappresentanti del Partito Socialista e dei fasci di combattimento hanno concluso a Roma il patto di pacificazione, il quale segna ormai la fine delle lotte cruente che per sì lungo tempo hanno straziato l'Italia. È dovere di tutti, dovere imposto da alte ragioni di disciplina e da più alte ragioni di umanità, aderire all'accordo e specialmente praticarlo con la massima serietà, lealtà e sincerità. La reciproca tolleranza, il rispetto alle persone, alle idee, agli emblemi dell'avversario tornino ad essere costante norma di vita. Si dimentichi il passato. Si disarmino i bracci. Definitivamente. E la lotta dei partiti, ricondotta entro i confini della civiltà, mai più degeneri in barbara guerriglia. Oggi e per sempre si affermi che la ragione e non la violenza deve essere unica arma di persuasione. Sabatini, fanne fare 200 copie, che tutti sappiano che Sarzana è sola. Silenzio, fate silenzio, prego. Siete pronti a combattere? Io non ho ancor gittato la gran sorte. Ne ho scelto il giorno. E questa fossa è angusta. Io vi darò più gran combattimento. Io più grande uccisione vi darò. O amanti, e che potrete voi per me?
se non morire? Io voglio saziarmi di strage. E chi sarà meglio artigliato per ispogliare spoglie, per predare prede? Io vi dico, beati quelli che amano morso di raffio e taglio di bipenne, urto di rostro e salto d'arrembaggio, rombo di fionda e sibilo di strale, perché non mancherà la carne viva, né mancherà legname di naviglio, né da tingere in grosso alta marea. E nessuno sarà risparmiato. Brava, 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 Cirina. Brava, brava, brava. Grazie, ti ringrazio. Ringrazio. Ringrazio i signori che sono qui convenuti in rappresentanza di tutte le classi sociali e delle parti politiche. Unico assente, il rappresentante del gruppo comunista, che non interviene per obbedienza ai deliberati del suo partito, ma che ha comunque espresso l'augurio per il conseguimento dell'auspicata pacificazione. Vorrei pregare i signori Terzi, Poggi, Bedini, Revello e il generale Fiori di avvicinarsi al tavolo per la firma del protocollo che li insedia nella loro funzione di commissione di pacificazione. Dopodiché si potrà dichiarare aperta la sua prima seduta. Prego.